Salve, malvagie amiche della notte, mie belle e maledette streghe. Fiori velenosi e perversi del male. Tu, Magagnana, perfida compagna. E tu, Balzarina, empia e scellerata. Apollonia! Regina dell'Arcano. Siete solo 12. Non siete tutte. Ne manca una. Finnicella, la mia preferita. Perché non c'è? È stata arrestata dalla Santa Inquisizione. Arrestata? E qual è il giudice? Il cardinale Emilio Altieri. Porco me, cioè porco diavolo. Quell'Altieri è il peggiore di tutti.
Per di qua, Eminenza. Sono 2 giorni e 2 notti che la interroghiamo. Basta! Ha parlato? Ha confessato? Non c'è niente da fare, Eminenza. La prigioniera nega ogni accusa. Lasciala a me. Deciditi, Finicella. Liberati dal peso che ti opprime. Confessa i tuoi peccati. Solleva il tuo animo, parla. No, mai. Sappiamo che hai commesso stregonerie, esorcismi, incantesimi, malefizi. E Tamarus, in fondo, sei l'amante del diavolo. Ho le prove, confessa. No. Deciditi. Se confessi, sarò clemente. Non ci credo. Te lo giuro, parole di Cardinale Altieri. Sarò clemente. E va bene, lo ammetto. Confesso di essere una strega. Bene, che domani all'alba sia bruciata in Campo dei Fiori. Ma come? Avevi promesso di essere clemente. Infatti, domani sarò eletto papa col nome di Clemente X. Bastardo! Ti benedico, figliuola. E io ti maledico! Ti stramaledico! È bruciata viva. E mi raccomando, a fuoco lento. Ti sei lasciata ingannare, Finnicella. Asmodeo, mio diabolico amante, aiutami tu. Non posso. Sono vincolato da un patto di non interferenza negli affari interni della Chiesa. Ma ti concedo una possibilità. Fra 333 anni, 33 mesi e 33 giorni, ti farò tornare in vita sulla terra per vendicarti. Allora, eridani a 13.000. 3.000. Sì, i mobiliari sono in aumento. Aspettiamo la chiusura di Milano. Va bene? Va bene, capito. Grazie. Eridani a 3.000. 3.000. 3.000 eridani per Altieri. Immobiliari 2.000. 2.000 immobiliari per Altieri. Bastoggi 3.000. 3.000. 3.000 bastoggi per Altieri. Emilio? I Tansider 4.000, i Tansider 4.000. 4.000 i Tansider per Altieri. Emilio! Oh, ciao, scusa, eh. Fiat Prim 1.000. 1.000 Fiat Prim per Altieri. Ciao. Ciao, ma cosa sono tutte queste impalcature che hanno messo? Sta crollando la borsa. Come mai qui? Ah, stasera ho invitato a casa Roberto, ti vuole conoscere. Ah, va bene, ci vediamo, eh. Scusa, ho da fare. Vendo canistracci oil. Vendo canistracci oil. Emilio? Che c'è? A che ora ti liberi? Come? A che ora? Alle 7. Come? Alle 7. 7. 7.000 canistracci oil per Altieri. Chiusura! Congratulazioni, collega. Hai comprato 7.000 azioni della canistracci oil. Ma non valgono niente. Ma me ne sono levate dalle scatole io. Porca miseria. Thank you.
vogliamo! Maschilista! Maschilista! Vogliamo la tua testa! Vogliamo la tua testa! Uomo! Maschilista! Vogliamo la tua testa! Uomo! Maschilista! Vogliamo la tua testa! Uomo! Ragazze, fermatevi! Questo corteo non è autorizzato! Disperdetevi, è un ordine! Ferme! Tornate indietro, altrimenti sarò costretto a usare i lacrimogeni! Andatevene! Questo è l'ultimo avvertimento, andatevene via! La polizia! Via! Per l'ultima volta, disperdetevi! Pronti i lacrimogeni! Via! Vanno gli archibugi! Fuoco! Nebbia, che tempaccio! Ma, signorina, ma che tosse! Lei non sta bene, vuole che l'accompagni in sanatorio? Grazie, signore gentile. Mi chiamo Altieri, Emilio Altieri. Altieri? Sì. Oh, ma sbaglio, mi ha dato un pugno! Certo! Ma lei mi sembra una pazza! E ti do anche questo! Oh, sbaglio, mi ha dato il calcio! Prendi questo! Oh, sicuro, mi dai i calci! E questo! Aspetta di darmi i calci! Fermati, bagnaco! Aspetta di darmi i calci lì, se no mi si gonfia! Bastardo! Aia! Tenga i piedi a posto! Tieni questo! Villana! Così impari a non essere clemente! Fermati! Finnicella, che mi combini? Ah, sei tu, Asmodeo! Mi vendico, che cosa vuoi che faccia? Lo ammazzo! No. La vendetta, mia cara, è un piatto che va consumato freddo. Ricordi il nostro piano? Per prima cosa devi farlo innamorare. Devi essere dolce, carina, attraente. Insomma, devi stregarlo e addolcire il suo cuore. Hai ragione, Asmodeo. Finicella? Sì? Come stai a formule magiche? Beh, sai, sono passati più di 300 anni. In pratica non ricordo più niente. Tieni. È un prontuario. C'è tutto l'essenziale. È il bignami della magia. Spaghetti al ragù. Spaghetti al ragù. Cotoletta alla milanese con piselli e prosciutto. Cotoletta alla milanese con piselli e prosciutto. No, scusi, la preferisco con le patatine. No, scusi, la preferisco con le patatine.
Sbaglio, in questo locale c'è un po' di eco. Beh, effettivamente in questo locale un po' di eco c'è. Eccomi qua. Ciao. Ma ci conosciamo? E come no? Ci siamo conosciuti stamattina, non ti ricordi? Questa mattina? Ma sì, la pulizia, il fumo, il gas. Ah, i calci nel sedere. Disgraziata, ma lo sai che mi ha fatto un male come quando si prende un pugno in un occhio? Mi dispiace. Rimedio subito. Cosa fa? Abbi fiducia. E non mi fa più male. E mi sento come uno che non ha mai preso il pugno nell'occhio. È guarito, una cosa miracolosa. Non pensavo che l'acqua minerale fosse... Ma lei, dottoressa, fisioterapista? Mm-mm. Beh, buon appetito, eh? E non mi duole più. Sì, mi fa male un po' sedere, ma... Dico un po', ma lei gli spaghetti li mangia così, singolarmente, uno per volta? Guardi che ingrassano ugualmente, sa. E neppure io li dovrei mangiare, ho un po' di stomaco. Ma no, tu vai benissimo così. Infatti sono un falso grasso. Allora, queste crepe alla fiamma sono pronte? Un po' di pazienza, signore. E che diavolo. Certo che lei ne ha di appetito, eh? Era come se non avessi mangiato da più di 300 anni. Beh, si fa per dire. Gradisce la sigaretta, signorina... Finnicella. Per te, Finni. Prego. Finnicella. Che nome strano. Pensi che anch'io una volta avevo un'amica che si chiamava Maria. E tutti la chiamavano così. Ma è incredibile. Ma che cosa fa? Lei le mangia le sigarette? Buona, eh? Mi sembra un po' matta. Prodigio! No, è un accendino placcato oro. Ma, signorina, cosa le succede? Perché mi guarda così? Perché mi piaci. Mi piaci moltissimo. Ti trovo adorabile. Beh, devo dire che lei è una ragazza molto intelligente e di ottimi gusti. E hai anche un portamento nobile. Ma adesso non esageriamo. Devi averlo ereditato da quel tuo lontano parente, Papa Clemente X. Sì, infatti, dicono che nella mia famiglia ci doveva... Ma lei come fa a sapere queste cose? Ti chiami Altieri, no? Sì. È un nome di papi. Sono piuttosto preparata in storia, sai? Devo dire di sì. E come donna? Prego? Come donna, come mi trovi? Ti piaccio? Beh, devo dire che lei è una ragazza molto carina. Allora fidanziamoci. La miseria come corre. E poi io non posso, sono già fidanzato con una signora. Cioè, con una che era una signora, però adesso è divorziata, è diventata signorina e ci possiamo sposare. Questa. Che bel dipinto. E che carina. È carina anche di corpo. Poi soprattutto dei capelli. Ah, sì? Sì, ha un sacco di capelli, proprio piantati in testa in ordine sparso. E quando se li scioglie li van giù tutti sul corpo, di modo che... Beh, io vado a pagare, eh. Permette che le offra pranzo? Prego, prego, grazie. Ma che succede? Michel! Sì, signora Tania? Oh, signora Tania, che disastro! Michel! Che disastro! Oh, Michel, i miei capelli! Ma che cosa fa? Ma allora lei è veramente pazza. Ma come? Prima mi fa un occhio nero, poi mi mangia le sigarette, adesso mi brucia la fotografia della fidanzata e io, cretino, le offro il pranzo. Ma dove vai? In ufficio, a lavorare, io. Chiaro? Pronto, New York? Sì, non vi sento. Come ha chiuso la borsa? Sì, e le Pan American? Ah, rialzo? Leggero rialzo? Ah, 18 punti. Sì, grazie.
Sì, sì, da noi tutto bene. Sì, gli olivetti sono stabili e la snia viscosa chiude in aumento. Sì, grazie, arrivederci. Si ricordi di accreditarmi valuta su New York e di confermare le prenotazioni di tessile chimici. Sì? Sì? Pronto? Ah sì, ho già provveduto, come d'accordo. Sì, sì, vi ho acquistato 6.000 bastoggi privilegiate. Sì, e 25.000 eridania sulla piazza di Milano. Senta, avrei per voi un affarone da proporre. Sì, colpo del secolo. Avrei per le mani delle canistracci oil. Ah, come dice, una stronzata? Ah, mi scusi, come l'ho detto? Dica, dottor Altieri. Sto aspettando Tokyo io, eh? Stiamo sollecitando. Va bene, solleciti più in fretta. Ah, ecco, di questo me ne fa 20 fotocopie e poi mi porta al listino aggiornato. Vada, vada. Sta sempre lì impalata come una gallina. Miseria! E lei chi è? Cosa vuole? Perché non si è fatto annunciare? Ciao! Ma non mi riconosci mai? Sono sempre io. Finny. Ah, è ancora lei? Allora non mi sono spiegato bene. Come le devo dire che tra me e lei non può succedere niente? Quindi mi lasci in pace, non mi faccia ricorrere alla maniera forte. Ma io volevo rimanere un po' qui, vicino a te. Ma questo è il mio ufficio, qui ho il mio lavoro, i miei affari. Appunto. Sono venuta per aiutarti. Il personale è completo, poi non voglio donne qui. Ma, scusa, è quella che è appena uscita? Senta, Finny, a parte il fatto che per chiamarla donna occorrerà essere ottimisti, quella è la mia segretaria. E non potrei essere io la tua segretaria? Ma se ce l'ho già. Ne sei proprio sicuro? Ma che cos'è questo casino? Oh, poverina, cosa ha fatto? È scivolata, le fa male. Beh, cos'è successo? È successo che è scivolata. Sì, su una buccia di banana. Banana? Ma chi mangia le banane qui? Mica siamo lo zoo. Sei stato tu? Io no, glielo giuro. Tu hai l'automobile? Sì, qui sotto. Accompagnala al pronto soccorso, va. Sì. Dammi una mano a portarla giù. Piano, per favore. Adagio, eh? Adagio. Adagio. Si appoggi, si appoggi. Se la porti così, scusa, facciamo fatica in due, lascia stare, la porto io da solo. No, scusa, così è peggio, è meglio che la porti tu da solo. Auguri, arrivederci. Grazie. Ma questo è il terzo piano. Dottore Emilio Altieri, sono io. E allora questo è il mio ufficio. Ehi, sono stata brava, eh? È stata brava sì, altro che la fulgida. Ma come ha fatto? Io sono stato via 2 minuti e 26 secondi e lei ha avuto il tempo anche di farsi la permanente. Allora, mi assumi?
Beh, non esageriamo, non si monti la testa. Lei sarà anche brava a riordinare, ma in questo ufficio svolgiamo un lavoro soprattutto tecnico, specializzato. Lei si intende di borsa? Guarda questa, ti piace? Stava in una vetrina di via Borgognone. Ma no, intendevo borsa valori, listini, azioni. Senta, Fini, io faccio un lavoro particolare. Sono agente di cambio e siccome godo della fiducia di potenti finanzieri, compro e vendo azioni per loro. Mi spiego meglio. Se le azioni salgono, le compro. Se scendono, le vendo. Ma per fare tutto questo occorre tempismo, intuizione e sesto senso. Quasi come essere un veggente, ecco. Allora per me è facilissimo. Oh, sì, per lei è facilissimo. Lei, per esempio, saprebbe dirmi con facilità come si muovono in questo momento, per esempio, le Nissan. Le Nissan salgono. Ma se sono inchiodate lì da 2 mesi. Tokyo. Pronto? Pronto, sono Carletti da Tokyo. Mi hai chiamato? È Tokyo? Sì, volevo conoscere la posizione delle Nissan. Le Nissan sono salite di 20 punti e tendono al rialzo. Ah, grazie. Sono salite. Visto? E le Chrysler? Le Chrysler scendono. Scendono? Altieri? Altieri, le Chrysler scendono. Caduta a picco. Vendere, vendere, disfarsane. Guarda le quotazioni. Ma di quando sono? Trasmesso adesso da Chicago per telescrivente. Chi se l'aspettava? I tacciamenti. 19.780. Esatto. Finsider. 78. Esatto. Gattullo Cakes. Non esistono. Infatti me lo sono inventato io. Bonifiche ferraresi. 13.000 su Roma, 13.3 Milano. La Madonna, ma lei ha tutta la borsa qui. I canguri invece l'hanno qui la borsa. Allora, mi assumi? Ma il problema è lo stipendio. Mi sto ingrandendo, sa, non vorrei sbilanciarmi troppo. Mi dai quello che vuoi tu, caro. Un momento. No, no, le canistracci oil non valgono niente. Mettile via. Ci sei rimasto male? No, mi sono chiuso le dita nel cassetto. Allora, ciao. Oh, Fini, arrivederla, ci vediamo domani in ufficio. Me lo daresti un passaggio sulla tua carrozza? E non posso, un appuntamento a casa per le 7. E col traffico che c'è a quest'ora, calcolando una media di 15 chilometri, arriverei giusto per... Ma non lo puoi rimandare il tuo appuntamento? Eh no, c'è Tania che mi presenta il suo ex marito. È una cosa importante. Abbiamo organizzato un party apposta per questo. Da che parte va? Dove vai tu? Beh, io dovrei anche guidare, Ma non ti piaccio proprio. No, anzi, lei è molto carina. Allora baciami. Beh, veramente, sono già impegnato, mi sposo tra pochi giorni. Poi tra noi c'è anche un rapporto di lavoro, non mi sembra il caso. Se vuole possiamo diventare buoni amici. E allora me lo faresti un piacere? Volentieri, se posso. Mi piacerebbe tanto rivedere il mare. È da molto che non lo vede? Secoli. Beh, si fa per dire. No, no, davvero. No, è che mi piace tanto il mare al tramonto. Ah. Mi ci porti? Ma sono già 6:30, come le avevo detto, ho un impegno. E poi io devo andare a sinistra, invece il mare è dalla parte opposta, a destra. Ah, il mare è a destra? Sì, da quella parte. Proprio da quella parte? Sì. Ecco, lo vede quel bivio là? Da quella parte, a sinistra, c'è casa mia. Quindi io devo girare a sinistra. Devo girare a sinistra. Ma c'è un piccolo difetto al volante. Io giro ma va dove vuole. Anche i freni non funzionano più. Anche il freno a mano. Speriamo finisca la benzina. Ma è pieno. L'ho fatto questa mattina, domani ce l'aumento. Guardi. Guardi, guardi. Guardi. Per un pelo. Sono preoccupato. Vede, 140.
150! 150! Guardi! Guardi, guardi! Mi arrendo! Mi arrendo! Venti! 20 più 200! 220! 30! Più 200! 230! Se andiamo avanti di questa media, fra un quarto d'ora siamo a Veneto! Largo! Vista! Tenga la sinistra! Vista! Ma scusi, faccia qualcosa, come fai ad essere così tranquilla? Ma io mica ho paura, perché tu sì! No! Mi viene da piangere, ma credo che sia il vento. Emilio, mi hai portato al mare. Grazie. Si è fermata? Da sola? Volante. Girando il volante a sinistra, la macchina volta a sinistra. Girando il volante a destra, la macchina volta a destra. È normale, come una bicicletta, no? Emilio! Chi è? Dai, vieni! Vengo! Tu non muoverti, non prendere iniziative. No, non mi fido. Prendo la mia borsa, è piena di documenti. Vieni, scendi! Vengo! E dai, sbrigati, è fantastico qui, vieni! Dai, forza! Dai, Emilio, vieni! È meraviglioso, dai! Guarda che bello! È bello il tramonto, vero? È bello, sì. Infatti, questa massa d'acqua semovibile, applicata in ordine sparso, con quella palla rossa tipo sole, può definirsi tramonto. Su, vieni! Facciamo il bagno! Ma dove vai? Dai! Dove mi porti? Forza, vieni! Sai, Finny, provo come una strana sensazione. È come se avessi un appuntamento. Ma non mi ricordo più dove e con chi. Beh, se non mi ricordo vuol dire che non è importante. Ma cosa fai, mi schizzi? Certo! Dai, che mi rovini il vestito. Guarda che allora... Prendi questo! Ecco, allora lo faccio anch'io. Questo! Prendi, No! Scusa, Fabio, mi sai dire che ore sono? Ma certo, sono le 9 passate. Grazie. Non sarei mica preoccupata? Beh, sì, un po'. Emilio doveva essere qui da un paio d'ore. Allora non ero solo io che ti facevo aspettare con i miei ritardi. No, guarda, Roberto, lui è precisissimo, un tedesco. Non sgarra mai di un minuto. Non riesco a capire cosa possa essere successo. Sarà ancora in ufficio? Ma no, ho telefonato, non c'era già più. E allora te lo dico io. Avrà trovato una bella ragazza e... Ti ricordi quella volta che mi aspettavi da Donay? Io incontrai quell'inglese, Susan. Anche lì mi hai fatto una scenata che poi adesso te lo posso dire, non c'era proprio niente. Lasciamo stare il passato. E poi Emilio non è come te, ecco. Lui è serio e mi vuole bene. Pensa che è così corretto che mi ha chiesto di sposarlo solo adesso che si sta facendo una posizione. Perché lui è fatto così. Quadrato, giudizioso, preciso. Ma c'era una festa. Emilio, ma cosa ti è successo? Sono stato al mare. Al mare? Sì. Ma scusami, ma ti pare questa l'ora di arrivare? Perché? Sono in ritardo. Ma guarda come ti sei conciato. Poi perché sei andato al mare se dovevi venire qui? Mi ci ha portato l'automobile. Io giravo il volante, ma niente da fare. Ho provato anche a frenare. Quella andava da sola. Si è fermata sulla spiaggia, ho fatto il bagno. Con una ragazza? Sì. È una ragazza bionda, ma tra noi non c'è niente, la mia segretaria. Ma scusa, la tua segretaria non è bruna? Quella si è slogata una caviglia scivolando su una buccia di banana dimenticata da una scimmia che lavora nel mio ufficio. Ciao Emilio, come stai? Ciao, bene,
Allora, siccome c'era di là l'altra bionda, io l'ho assunta, è bravissima, sta tutto sulla borsa, mette in ordine, pulisce. È un fenomeno vivente, una donna d'altri tempi, veramente. Ciao, Emilio. Ciao. 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 Quanta gente. Tenga, le fa bene. Grazie, ma io non bevo, sono astemio. Tieni, bevi. Ma questo chi è? Oh, mio Dio, ma scusa, ma come chi è? È Roberto, no? Ah, il mio ex marito. Ah, molto lieto. È venuto qui apposta per conoscerti. Ah, molto lieto. Piacere. Ma sì, per discutere le formalità del divorzio. Va bene, te lo concedo. Veramente è lui che lo concede a me? Che cosa? Il divorzio. Ah, già, già, siamo noi due che ci dobbiamo sposare, scusi. C'è un po' di confusione in testa, devo avere anche un po' di febbre. 38, 38 e mezzo tendente a rialzo. Anzi, mi vado a riposare. Capisco, si riposi. Ci sentiamo domani, eh? Le telefono in ufficio, se mi dà il numero. Sì, 18, via dell'anima 18. 6, 5, 4, 2, 2, 3, 2. Ah, sì. Qualcuno ha una penna? Io, tenga. Ah! Ehi, fatela ridare, perché è d'oro. Oh. E quello sarebbe il tuo tedesco. Senti, per favore, metti via quel granchio. Scusate, avrete una fame terribile. Andiamo in cucina per preparare qualcosa. Non può essere. La febbre. Non può essere qui. È la febbre. Lei non c'è. Sì, sì, ci sono. Ma se ci siamo salutati giù al portone, ci siamo detti arrivederci, buonanotte. Ma Emilio, perché mangi i termometri? Il mercurio non ti fa mica bene, sai? E poi io volevo stare un altro po' con te. Qui, a casa mia, nel mio letto. Di là c'è Tania. Ma perché mi nomini sempre Tania? Piuttosto, parliamo un pochino di noi. Ma come fai ad essere qui? Sull'ascensore non c'eri. Per forza, sono entrata dalla finestra. Eh già, dalla finestra. Ma siamo all'ottavo piano. Oh, ma non ti perdere in dettagli. Senti, passiamo la notte insieme? Io questa vestaglia la conosco. Certo, l'ho presa nel tuo armadio. È della mia fidanzata. Quando sono venuta avevo solo questa. Se vuoi me la tolgo subito. Ciao. No, eccola. Buonanotte. Vieni. Buonanotte. Scusate il contrattempo. Qui, vieni. Buonanotte. Emilio. Ma cosa devo fare qua dentro? Vai via, sparisci. Ma cosa stai facendo? Stavo facendo un po' di ginnastica. Ginnastica? A quest'ora? Povero Emilio. Ma come ti senti adesso, Ti senti meglio? No, male. Peggio di prima. Dai, su, mettiti a letto, vai. Cosa fai? Prendo la mia vestaglia. Tania, so che tutti gli eventi sono contro di me, ma ti giuro che sono innocente. Che cosa c'è? C'è una donna nell'armadio? Sì. Sai quella ragazza bionda dell'automobile? La nuova impiegata. È entrata dalla finestra e si è infilata nell'armadio. Va bene, ho capito. C'è una bionda nell'armadio. Sì. Vediamo un po' com'è questa bionda allora. Vediamo. Sei biondo rame, biondo platino, eh? Guarda quante bionde che ci sono qua dentro. Adesso non c'è più. Dai, Emilio. Deve avere un bel febbrone. Mettiti a letto. Scotti. Pure tu, fare il bagno di notte. Ah, hai messo il termometro? Sì, l'ho mangiato. Ma, secondo te, il mercurio è velenoso? Ho la lingua amara. Tania, hai comperato un gatto? Io no. Eppure qui ce n'è uno. Sarà degli inquilini di fronte. Hanno un mucchio di micini e ogni tanto qualcuno di loro viene qui a casa nostra. Perché?
Questa collana io l'ho già vista. Ma devo proprio riposarmi. Ma tu cosa ci fai lì? Ciao, Emilio. Parliamo un po'? No! Ormai non c'è tempo da perdere. Ci sono rimasti solo due posti sull'ultimo aereo che parte stanotte da Casablanca. Chiaro? Ancora? Emilio, perché cambi canale? Volevo solo ringraziarti per la bella gita al mare. Ci siamo divertiti, vero? O no? Sì! Anzi, no. Comunque al mare non ci vengo più, vado in montagna a Ortisei. Parto per Ortisei, chiaro? Con me? No, con Tania, la mia fidanzata. Ma lo vuoi capire che io di quella donna sono innamorato? Sono occupato, riservato, prenotato. Tu non sei la stessa cosa, sei gradevole, lo so. Però tra noi due non ci potranno mai essere rapporti né sentimentali né sessuali, capito? Ma cosa dici? E poi è inutile che continui a tentarmi. Rassegnati, non siamo fatti l'uno per l'altro. Emilio, stai parlando con Humphrey Bogart? Io? Non metterti strane idee in testa, Pivello. Io sono un duro. Comunque andiamo a Ortisei. Buongiorno, amore. Buongiorno, cara. Ah, senti, ho trovato questo libretto nell'armadio. Credo che sia tuo, Mescere, bibendi. Grazie. Prego. Et sempre surgere et fodans ad fumum et cada est attiro et parto a sei molto carina oggi. Grazie. In volo, levitare, e sento cosa di Tania, io faccio un salto in ufficio, eh? Ma cos'è successo? Sono caduto dalla sedia. Ma allora che cos'ha questa macchina, dottore? È una cosa stupefacente. È la scoperta del secolo. A brevettarla ci sarebbero da fare un mare di quattrini. Altro che servo sterzo e cambio automatico. Qui fa tutto da sé. Basta togliere le mani dal volante e l'automobile guida da sola. Ma, e evita gli ostacoli. Dice davvero? È come essere in treno, guardi.
Ha visto? È miracoloso. Sembra di andare sui binari. Cosa le dicevo? Fenomenale. Non abbia paura, adesso gira. Avanti. 2000 Fiat. 3000 rumiani. 1000 Italsider. A me. 4000, 4000. 20000 Tecco, tetta di porta. Segna 2000, 2000. Viscosa 2000, 2000. E com'era, carina? Molto carina, bionda naturale. E te la sei ritrovata nuda nel letto? È quasi nuda. E tu niente? Niente, allora... non ho nemmeno sfiorata con un dito. Ma dai, a chi lo racconti? Te lo giuro. Ma 5000. 5000 canistracci oil per Altieri. 5000 canistracci oil per Altieri. No, porca miseria! Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, dottore. Ciao, Emilio. Buongiorno. Signorina, mi stia bene a sentire. Ma come, mi dai del lei? Vi darei anche del voi se non fosse apologia. Comunque, dopo quello che è successo ieri sera, io credo, anzi sono fermamente convinto, che la sua permanenza in questo ufficio sia assolutamente impossibile. Perché? Cos'è successo ieri sera? Cos'è successo? Ma come, è entrata nel mio appartamento dalla finestra, all'ottavo piano, si è infilata nel mio letto, nuda, si è messa la vestaglia della mia fidanzata, Tania. Io? E poi si è nascosta anche nell'armadio, mi piacerebbe proprio sapere come ha fatto a sparire da lì dentro. Ma io non ho fatto niente di tutto ciò. Quindi non mi ha neppure parlato dal televisore. E allora mi dica che sono pazzo, mi dica almeno che sono pazzo. No, non sei pazzo. Infatti una spiegazione a tutto questo esiste. Cioè? Semplice, ti sei innamorato di me. Io? Eh sì, mi vedi nuda, mi vedi nel tuo letto, nel tuo armadio e anche nel televisore. Caro, vuol dire che mi ami. No, signorina, scusi, non faccia così. Non mi induchi in tentazione, io non posso, sono fidanzato. La prego, signorina. E poi, scusi, tenga le mani a posto. E non mi metta le mani addosso. Tenga giù le mani, non muova le mani! Faccia mente locale e ritorni nel suo ambiente. Non posso. E poi io conosco solo te. Senta, non mettiamola sul tragico. Non mi dica che non ha parenti, genitori, amici. Beh, sì. Avevo un padre e una madre. Torni da loro. Sono morti. Di peste. Di peste? Ma se sono centinaia d'anni che non c'è la peste. Eppure mi ricordo di una grande epidemia. Subito dopo la guerra. Colpa dei tedeschi? Sì, sì, i tedeschi. I Lanzichenecchi. Ho la vaga sensazione che lei mi stia prendendo per il culo. Perdoni il doppio senso, E così non mi vuoi più vedere? Esatto. E per una maggiore conferma le annuncio che lei è licenziata. E mi mandi via così? Ah sì, mi scusi, è vero. Cosa fai? La liquidazione. No, no, non voglio soldi. Ma insomma, allora si può sapere che cosa vuole? Voglio il bacio dell'addio. Senta, io capisco la sua enorme attrazione fisica nei miei confronti e la giustifico perché la provo anch'io. Ma di baci non se ne parla. Non avrai mica paura. Io paura? Guardi che io di donne ne ho baciate decine. Perfino un indiano una volta che mi aveva chiesto un passaggio sulla fettuccia di Terracino. Pronto? Pronto? Ah, sì. Pronto? Ciao, sono Tania. No, no, guardi che qui non c'è nessuna Tania. Ma è la tua fidanzata, Tania. Ah, sì? Oh, sì, amore, scusami, stavo proprio pensando a te. Mi chiedevo, ma dov'è la mia piccola Tania? Perché non mi telefona più? Sei molto carino, Emilio. Senti, stasera inaugurano un locale a Via Sistina, ci andiamo? No, non dirò di no, come sempre. Stasera voglio di muovermi. Sì, va bene, tesoro. Tu sai che non amo molto ballare, però se vuoi, se ti fa piacere. Allora, d'accordo, ci vediamo alle 9, in punto. D'accordo, amore. Sì, ciao, tesoro, ciao, amore. Scusami, ma questo è mio. Ah, ma allora era vero dell'armadio. Dio mio, mi scoppi la testa, non capisco più niente. Non mi sento più io. Mi sento meglio.
Eh sì, eh. Mi sento già meglio. Aranciata. Grazie. Signorina, mi dia un pacchetto di sigarette. Ciao, caro. Ancora lei? Ma si può sapere cosa ci fa qui? Come che cosa ci faccio qui? Lavoro, no? Mi hai licenziata, in qualche modo devo pur mantenermi. E poi smettila con quest'aria da perseguitato. Credi che a me faccia piacere incontrarti sempre ovunque? Ah, non ti fa... non le fa piacere? Eppure mi sembrava che avesse un debole per me. Non cambiare argomento. Se non ti fa piacere vedermi, sei libero di andartene quando vuoi. Beh, veramente avrei un appuntamento. Posso stare qui? Beh, se proprio insisti. Beh, adesso esagera. Cosa fa? Ah, ma ricominci. Faccio il mio lavoro, intrattengo i clienti. Allora, di che cosa parliamo? Del nostro futuro? No. No, eh? Parliamo del nostro passato? Peggio ancora. E allora andiamo a ballare. A parte il fatto che non so ballare, io poi ho un appuntamento con Tania che sarà qui fra pochi minuti. Ne sei proprio sicuro? Signora, farà tardi questa sera? Sì, penso proprio di sì. Perché io e il signor Emilio andiamo a ballare. Lei non si preoccupi, vada pure a dormire. Grazie. Va bene, buonanotte. Oh, il mio vestito. Dai, andiamo a ballare. Prova a ballare. Su, dai, prova a seguire me, non è difficile. Prova! E poi non mi trovo a mio agio. Sono abituato in borsa. Ma dai, non ti preoccupare, ti faccio suonare una cosa più facile. Aspetta.
perso il controllo delle gambe! Che tutte le circostanze giocano a mio sfavore, ma anche se volessi spiegarmi, non riuscirei a spiegarmi. Sposiamoci subito. Ho ancora qualche scarica. Abbandoni la partita? No. Mi rimane da giocare ancora l'ultima carta. Ma non avrei mai voluto usarla. Non è leale. Leale? Che buffa parola. In bocca ad una strega. Ti stai guastando, finnicella mia. Apollonia! Sono qui, Finnicella. Magagnana! Eccomi! Balzarina! Ai tuoi ordini. Pelle di serpente per poterlo ammaliare. Bava di lumache per farlo attaccare. Ali di pipistrello per farlo tornare. E tutto mischiato per farlo innamorare. Sala azzurra, piano buongiorno. Terra. Salve. Ciao. Invito, prego. Matrimonio Altieri? Sala azzurra. Grazie. Piano terra. Sala azzurra, piano terra. Sei stupenda, sono così commossa, mia cara. E come mai questa decisione così improvvisa? È stato Emilio che ha voluto anticipare. Non vedeva l'ora di infilarsi il cappio al collo, eh? Sbaglio, abbiamo già avuto un'esperienza simile noi due. Ma dai, smettila, ti pare questo il momento? Però allora io avevo ben altro ruolo. Da. Ricevimento bellissimo. Congratulazioni, Altieri, sei contento? Beh, insomma, prima o poi lo dovevo fare. Meglio poi, meglio poi. Finalmente ti sei deciso. Ah. Congratulazioni, Altieri. Grazie. Congratulazioni, grazie. Dottore, la ringrazio di avermi invitato. Beh, vi posso offrire qualcosa? Noccioline? Ah, grazie. No, no, mangiatele tutte. Scusa, Emilio, ti volevo dire una cosa personale. Sì? Scusate. Ti volevo dire che... Guarda, stai per sposare una donna unica, eccezionale, io lo so bene. Cameriere, scusi. Senza rancore voglio brindare alla vostra felicità. Grazie, ma io sono astemio. Ah, già. Beh, vuol dire che berrò io per tutti e due. Grazie. Ehi, signorina! Ma che fa? Se ne va senza pagare? Ah, quant'è? Niente. Grazie. Mi scusi, signorina, ma lei dove va? Matrimonio Altieri. Ha il biglietto d'invito?
Eccolo. Bene, sala azzurra. Piano terra, lo so, grazie. Ciao, Elvira. Felicitazioni bellissime. Emilio? Ehi, Emilio! Perché sei venuta? Io fra 20 secondi mi sposo. E così è finito tutto. Non era neppure cominciato. Non ti preoccupare. Sono qui solo per farti gli auguri. Ma io sono... Dai, brindiamo al tuo felice matrimonio, eh? Cin cin. Hai permesso? Scusate. Il brut è buono. Signora Tania Grisanti, il dottor allora, Emilio Altieri e i testimoni si accomodino. Beh, io devo andare. Addio. Emilio, guarda che stanno aspettando te, eh? Andiamo? Addio. Arrivederci. Addio. No, arrivederci. Beh, allora addio, eh? No, no, arrivederci. Tania Grisanti vuole prendere come suo legittimo sposo il qui presente Emilio Altieri. Sì. Ciao. Ma cosa fai qui? Vai via. Cosa dici? Come cosa faccio qui? Scusa, per un momento mi è sembrato... Emilio Altieri vuole prendere come sua legittima sposa la qui presente Tania Grisanti. Scusate, ma... Ma come un cerchio alla testa non riesco a... Allora, Emilio, vuoi sposarmi? Beh, se dovessi dare una risposta esauriente alla tua domanda legittima, ma fosse un po' troppo concisa, in questo momento, praticamente, cioè, momentaneamente... Sì o no? No, no. No, oh. No, non se ne parla neanche. Felicitazioni. Ma si tolga dai piedi. Basta, basta, non è più il caso, grazie. Largo, largo, lasciatela respirare. Ma non vedete che così la soffocate? Dio mio, ci vuole qualcosa da bere. Bevi. Come stai? Roberto. Ti senti meglio? Come sei bello. Bevi. Mi piaci. Eh? Io ti amo, Roberto. Anch'io, da sempre. Scusa, ma Emilio? Emilio? Chi è Emilio? Chi se ne importa di Emilio? Io mi sono rinnamorata di te. Di colpo. Strano. È come se avessi bevuto un filtro d'amore. Ciao. Ti aspettavo. Sai, Finny, è successa una cosa stranissima. Ho sentito dentro di me come una voce che mi diceva di non sposarmi. E allora non mi sono sposato. No, perché io dovevo sposarmi con un'altra, no? Poi, siccome mi è apparsa lei, allora ho lasciato l'altra e sono corso da lei. Per dirti che mi sono accorto che ti amo. Sì, sì, lo so, certo. Ma non te ne importa? Ma com'è una vita che mi corre appresso? Sono venuto per dirti che ti amo, che ti voglio sposare. Se ti interessa ancora. È chiaro, no? Lo voglio. Bene, ragazzi, congratulazioni. Qui bisogna festeggiare. Beviamoci su, eh? No, grazie, no. Io non posso bere, sono totalmente astemio.
Eppure lo champagne insieme a me l'hai bevuto. Beh, se mi perdoni, ti devo confessare che ho finto, ma non l'ho bevuto. Allora lo champagne non l'hai bevuto? No. Amore, non l'hai bevuto? No, non l'ho bevuto. Non l'ha bevuto? Non l'ha bevuto? No, non l'ho bevuto. Non l'ha bevuto? Non l'ho bevuto. Allora tu mi ami veramente per me stessa? Sì, io ti amo. Io devo assolutamente spiegarmi con Tania. È una questione di correttezza, sai, l'ho piantata lì in quel modo, poverina. Adesso sarà sotto shock, disperata, in lacrime. Non vorrei che commettesse qualche sciocchezza, qualche colpo di testa. Tenendo conto dello shock subito, mi sembra che abbia una forte capacità di recupero. Mi sposeresti? Sì. Ma dove? Qui. Considerando che il secondo matrimonio dovrebbero farmi uno sconto. No, voglio andare via di qui. Portami dove non ci possa raggiungere nessuno. Non so, in Inghilterra, in Francia. A Parigi. Sposiamoci a Parigi. Magari. Ho già speso un occhio della testa per questo rinfresco. Sai, c'era anche il cocktail di scampi. Poi tieni presente che io non ho soldi miei. Compro e vendo azioni per conto di Terzi. È molto ricco questo Terzi? I Terzi? Sono potentissimi. Praticamente tutto quello che vedi è loro. E pensa che sono partiti dal niente. Chissà se un giorno potrò anch'io diventare un Terzi. Ma tu non hai proprio niente di tuo? Ho un pacco così di canistracci oil. Ma come sai non valgono un tubo. E sei proprio sicuro? Sono sicuro, sì. A me! Canistracci oil! Canistracci oil! Salgono ancora. Sono a quota 8.700. Ma che fa? Avevo 12 azioni della canistracci oil e le ho vendute tutte. Che cretino! Al fixing di Londra le canistracci sono quotate più dell'oro. A me! Canistracci oil! Canistracci oil! Scusa, ma perché compri canistracci oil? Ah, non lo so, però le compro! Canistracci oil! Canistracci oil! Comprano le canistracci. Comprano le canistracci. Compro! Compro anch'io le canistracci! Anch'io voglio le canistracci. Voglio le canistracci! Comprano le canistracci! Compro... Ma che dici, Emilio? Tu le vendi, eh? Ah già, io le vendo. Vendo le canistracci! Vendo le canistracci? Calma, calma! Mi arrendo! Basta mettersi d'accordo! Ce l'ho per tutti! Calma! Senti, mi porti a visitare Parigi? Vado a cambiarmi. Ma siamo appena rientrati, volevo riposarmi un po'. Sono solo le 5, vuoi già dormire? No, volevo stare un po' con te. E poi io devo confessarti una cosa. Ma adesso? Dimmela domani, dopodomani, mai. No, adesso, è una cosa molto seria. Non preoccuparti, qualsiasi cosa tu abbia commesso te la perdono, va bene? Sono una strega. È tutto qui, e io chissà cosa pensavo. E poi lo so che tu sei una strega. Lo sapevi già? Certo, dal primo momento in cui ci siamo incontrati hai cominciato a stregarmi. Ma non scherzare, io parlo davvero. Io pratico magie, sortilegi, incantesimi, stregonerie. Sono una vera strega. Va bene, allora sarai la mia streghina. Ah, non mi credi? Pronto, portiere? Mi mandi su una scopa. Una scopa, madame? Bon, d'accord.
Una scopa alla camera 312. Oui. Vai. Ma vieni, dai. Sì, dai, ci credo che sia una strega, ma basta con questa storia della scopa. Vieni con me, su. Non mi direi che mi carichi sulla scopa e mi fai fare il giro di Parigi. È proprio così. Ma m'hai preso per un deficiente. Ma no, dai, sali, così a cavalcioni come me. E chiudi gli occhi. Ma che cos'è questo vento? Non fare scherzi, lo sai che ho paura. Ehi, Emilio. Cos'è sto vento? Emilio? Sì? Apri gli occhi. Porca miseria. Stiamo volando su una scopa. Già. Ho paura. Ma allora sei veramente una strega. Ma io ho tentato di dirtelo, ma non mi credi. Vabbè, un conto è dirlo, un conto è volare su una scopa. Ehi, guarda il museo del Louvre. Ah, bello, bello. E Pigalle, Notre Dame, l'Arco di Trionfo. Beh, io l'immaginavo diversa. E dall'alto sembra Milano. Non potevamo prendere un taxi? Ma va! Guarda che bella! È la Senna! Sembra una strada piena d'acqua. È veramente bella. Certo che volare su una scopa è economico. Eh già! E soprattutto non si inquina. Ma va là, guarda il panorama! Senti, perché non mi porti a Crazy Horse oppure al Moulin Rouge? Ah, vuoi vedere le donnine? Eh sì, eh? Sì, sì, Emilio, tieni forte. Ti ci porto subito. Impicchiata! No, 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 no! No! Non le voglio più vedere! Non mi interessano più, è roba per turisti! Torniamo su! Tira la cloche! D'accordo! Vorrà dire che ti porto a vedere la Torre Eiffel! Va bene! Eccola! Oh. Guarda che bella! È come alta! Sì! Pensa che ai miei tempi non c'era. Che bella! Oh. È tutta di ferro! È una struttura portante! Sì! Come le cartoline! Beva! Adesso perché non torniamo in albergo, eh? Ok, rientriamo! Che ora è, amore? È già ora di alzarsi? No, è l'ora della vendetta. Asmodeo, come hai fatto a trovarmi? È impossibile sfuggire al diavolo. Però il fatto che sei venuta in Francia rende più interessante il nostro piano. Hai scelto proprio bene. Lo sai che in questo paese esiste ancora la pena di morte? Ma io non voglio più vendicarmi, ti giuro, non lo voglio più. Bambina mia, un patto col diavolo va rispettato. Ma ormai lo amo, capisci? Mi sono innamorata di lui. Di quel coso lì? Ma cosa ci trovi? È così brutto. Del tutto insignificante. Ma no, è così buono, dolce, gentile. No, no, sulla scopa no, Icaro. Insomma, lo amo. Sciocchezze. Quando ritornerai con me lo dimenticherai subito. Ma io non voglio tornare con te, Asmodeo. Voglio stare con lui. Ti prego, lasciami vivere con lui. Sì, gentile, Asmodeo. Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? No, non farlo, ti prego, Asmodeo. Sì, buono. Buono? A me? Che insulto. Dai, silenzio, qui c'è gente che dorme, eh? Allo? Police? C'è un cadavere qui. E anche l'assassino. Ah,
non muoverti! Cosa c'è? E lei chi è? Io sono il commissario Pontellier. E i due capistazione? Mani in alto! Attenzione, è armato! E se c'è un armato, prendetelo. Non voglio vedere armati nella mia camera da letto, eh? Lei è armato. Ah. Si vede che mi sono armato mentre dormivo. Non dica male. E tu, controlla la vittima. Ma chi è vittima? Sta riposando, siamo in viaggio di nozze. Sa, abbiamo passato una notte di battaglia, lei mi capisce, eh? E lei è morta. È morta! Ma che è morta? Questa è una strega, ne combina di tutti i colori. Me ne ha fatti di scherzi. Pensi che una volta, mentre guidavo l'automobile, lei... Basta! Lei è in arresto, venga con noi. Non interessa la storia del volante. Non mi interessa! Peccato perché è bella. Io giravo a sinistra. Porca la mia dalla destra! Un momento. Un momento. Calma, calma. Prima di venire con voi fatemi dare una scopatina. Se no siete capaci di andare in giro a dire che gli italiani sono degli sporcaccioni. Guardi che briciola, guardi che briciola. Questa me la paghi, carogna. Guardi che briciola, guardi che briciola. Sembra un pullman. Guarda che roba. Il modo di tenere un albergo? Vergogna. Guardi qua, tutto sporco. Anche qua è sporco. Ciao Finny, ci vediamo a Fiumicino. Faremo francese. Emilio, sono qui, amore. Emilio, guardami. Oh! Sono qui, sono Finny. Emilio! Ehi! È inutile. Non può vederti né sentirti. Sei morta. Asmodeo, ti supplico. Non ricominciare. L'hai visto per l'ultima volta. Contenta? Ora andiamo. Ho un sub alle 3, streghe francesi, favolose. Ti prego, fammi tornare sulla terra per dimostrare la sua innocenza. Jamais, escluso. Fallo se mi ami. Impossibile, il diavolo non ama. Mi piaci, questo sì, ma amarti mai. Concedimi questo favore e non ti chiederò mai più nulla per tutta l'eternità. Te lo concederei... Solo se... Solo se? Se un giorno perdessi la testa per te. Sorridi? Brava. Cominci a guarire. Così mi piaci. Asmodeo? Che cos'è quella cosa laggiù? Quella? È la ghigliottina. Cioè? Una macchina. Un'invenzione umana veramente diabolica. Con questa, tra meno di un'ora il tuo Emilio sarà giustiziato. Che buffa! Come funziona? Ora ti faccio vedere. Guarda. È semplicissimo. Il condannato infila la testa qui dentro e... Ma che fai, Finnicella? Non mi piacciono questi scherzi. Tirami fuori da qui. Te lo ordino. Ecco fatto. E ora perderai la testa per me. Devi farmi tornare in vita. È proprio vero. Le donne ne sanno sempre una più del diavolo. Com'è, signora? Ci manca un po' di sale, Balsarina. Aggiungine. Apollonia, lustrala bene la frutta. Lo sai che Emilio la vuole in tavola bella lucida? Oh, sì, benissimo, bene, signora. Mi raccomando. Magagnana, collo e polsi sono inamidati. Sì. Ma lo sai che mio marito li vuole molto rigidi, di più? Certo, signora. Cipollino, basta giocare. È ora di mangiare la cena. Andiamo a fare la pappa, bello di mamma? Vieni con la tua mamma, piccolino. Oh là là. Ma papà quando arriva?
Ah, momenti, amore. Dovrebbe essere già qui. Anzi, eccolo. Ciao, amore. Ciao. Eccomi qua. Cosa c'è di buono oggi? Minestrone. Bene. Ciao. Ciao, amore. Ben arrivato. Grazie. Come mai hai fatto così tardi? In centro c'era un traffico della Madonna. Va bene, mangiamo. Ehi, bambini, non salutate papà. Beh, ciao, eh. Meiji, conosco mille trucchi che non sai. Lascia stare, non lo dire, pensa a te. Meiji,